da domani, segnatevi questa data, 6 ottobre, da domani per un sacco di venerdì, domani ovviamente c'è il primo episodio della serie TV Crime Sky, un'estate fa. Potevamo non avere lei. Claudia Pandolfi, ciao! Ciao! Ciao Claudia! Ciao, potevate non avermi, ma mi avete. È vero, potevamo anche non averla, ma abbiamo scelto di averla. Beh, l'altro protagonista è Lino Guanciale, insomma, poi in realtà ci sono i personaggi che sono interpretati doppiamente perché c'è una fase, diciamo, più giovanile e una fase più matura. Insomma, è una bella storia crime, una bella storia tosta di quelle che piacciono a me. Immagino anche a te, Claudia. Sì, mi piace molto e c'è questa narrazione che va avanti e indietro nel tempo, che è veramente accattivante, perché appunto la serie parla di un lavoro di introspezione che poi si rivela in realtà un lavoro nel passato che fa Lino Guanciale, Elio, e le ripercussioni di questo suo viaggio indietro poi si vedranno in tutti i personaggi della serie. Claudia, si parla degli anni 90 perché, 90 perché ovviamente il viaggio si fa da oggi indietro fino agli anni 90. Come io e te, bene o male, forse tu hai qualche anno in meno rispetto a me, cosa ci ricordiamo noi degli anni 90 che ci manca ancora oggi? No, che mi manca non lo so, perché fondamentalmente non sono una nostalgica, quindi cerco un po' di guardare avanti e sentire la mancanza delle cose è una cosa che mi disturba, quindi cerco di non arrivare neanche a percepire certe cose, semplicemente perché puoi portarle anche nel presente, no? Se hai bisogno di ritrovare quel ritmo che era leggermente più diluito, parlo di un ritmo proprio di vita, certo. Adesso è tutto più frammentato e anche un po' isterico, no? Quindi io sono veramente allora ancora molto anni 90 nei miei pomeriggi di silenzio, di musica, di libri, no? Cioè non sto a scrollare tutto il tempo col cellulare, nonostante io abbia una bellissima lampada che mi permette di avere questa luce in questo momento. Non svelare i trucchi. Ma ecco, me l'hanno dovuta regalare, cioè mi hanno regalato questa, come si chiama? Lo volevo sapere. Ring light. Ring light, comunque Ring funziona light. Benissimo su di te, ma funzionerebbe anche qualsiasi altra cosa. A me piacciono da impazzire, io sono un ragazzo... adulatore. No, vabbè, figurati, io sono un ragazzo tormentato, Roberta lo sa, mi sopporta da 6 anni e mezzo, e mi piacciono i ruoli anche tormentati, il tuo volto vedo anche qui nella cartella stampa, sempre un po'... Cioè, tu sei così, diciamo, veramente sempre nella vita o ti piace tanto? Anche il tuo personaggio qui viene da una storia di dipendenza, da droghe, instabilità economica, poi magari ha sempre una bella forza, una bella vitalità, però questo tormento tu ce l'hai dentro o riesci a farlo uscire in maniera così straordinaria come una grande attrice? No, ma allora naturalmente devo darmi della grande attrice a questo punto. Cioè, certo, lo do io se vuoi. Non potrei avere quel trascorso lì, quel passato. Forse no. Non riuscirei a gestire il presente se avessi quel passato lì. Insomma, uno si ritrova scritto un personaggio, poi magari c'è nella mia indole una certa vivacità, però di sicuro non ho fatto delle scelte distruttive. No, non parlavo di quel passato, dicevo comunque, cioè avere comunque quest'animo, capito, sempre un po' che ti ribolle dentro, come carattere proprio, capito? Allora diciamo che sì, un filo di inquietudine, questa specie di fil rouge che mi accompagna un po' tutta la vita, che però rende tutto un po' più allegro, altrimenti, certo. Non so, aspetteremmo solo di essere... piombati. Esatto. No, volevo trovare una sinergia, un'empatia tra me e te, alla fine sono riuscito a trovarla. Allora, noi non vediamo l'ora di vedere da domani, ovviamente 6 ottobre, ogni venerdì su Sky, un'estate fa. Claudia, grazie mille per il tuo tempo. Ma quale grazie, Roberta, ma quale grazie. E buon lavoro, perché sei a Palermo a fare un'altra bellissima serie, quindi buon lavoro, intanto ti vediamo domani e in streaming solo su Now, ve lo ricordiamo, da domani sera. Grazie. Ah, bravo, bravissimo. Grazie, siamo a posto. Grazie a voi. Per quello mi chiamo Claudio. Ciao. Ciao, grazie a Claudia Pandolfi. RDS.